Quella sera sono tornato a casa verso le 7. Sono uscito sul balcone e ho visto Loris affacciato all'altro balcone. Parlavamo dei ricambi della moto. Mi ha perfino inviato sul cellulare l'indirizzo di un sito in cui si vendono pezzi di ricambio. Poi io e mia moglie Valeria abbiamo cenato e successivamente ci siamo messi sul divano a guardare un film su Netflix. Alle 9:55 mia moglie è andata a letto e io sono rimasto sul divano. Ho continuato a guardare la TV e poi mi sono addormentato. Ecco come Luis da Silva descrive la sera del 3 ottobre 2023. Secondo il suo racconto, non c'era nulla di straordinario, tranne qualche dolore fisico a seguito di un incidente in moto il giorno precedente. Ora Luis è uno dei sospettati nell'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto proprio quel giorno a Rimini, nei garage del condominio dove lui e sua moglie Valeria Bartolucci risiedono al terzo piano, sullo stesso pianerottolo della vittima. Luis sostiene di essere estraneo ai fatti, affermando di non essere mai uscito di casa, mentre la povera Pierina veniva aggredita con un coltello nei box poco dopo le 22. È vero che in quel momento Luis non era fisicamente con sua moglie, che nel frattempo si era ritirata in camera da letto. Tuttavia Valeria ha dichiarato di non essersi addormentata immediatamente, quindi se il marito fosse uscito di casa lo avrebbe notato dal rumore della porta. Per ora l'alibi regge, tanto che Luis non è stato nemmeno indagato, anche se il suo nome è in cima alla lista dei sospettati. La sua relazione clandestina con Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, è emersa durante le indagini. Anche Manuela e suo marito Giuliano Saponi vivono sullo stesso piano di Luis, Valeria e della defunta Pierina. Nella serata dell'omicidio, Manuela era con la figlia adolescente e suo fratello Loris, che vive a Riccione, ma quella sera si trovava a cena dalla sorella e dalla nipote. Naturalmente anche i fratelli Bianchi sono stati considerati sospettati. Tornando alla relazione extraconiugale e al possibile movente, sembra che Pierina avesse scoperto qualcosa. Sospettava che la nuora avesse un amante, ma non sapeva chi fosse. Si era persino confidata con i confratelli della Sala del Regno dei Testimoni di Geova, frequentata anche da Manuela. Il 4 ottobre, giorno successivo al delitto, era stata convocata una riunione per discutere il destino dell'adultera. Manuela rischiava l'espulsione dal gruppo. La sera del 3 ottobre, l'ex infermiera tornava proprio dalla preghiera. La sua auto è stata registrata da una telecamera pochi minuti prima delle 22. Manuela e suo fratello Loris hanno seguito il rito della preghiera in diretta su internet. Alle 23 Loris ha salutato la sorella e la nipote ed è tornato a casa sua. Loris era l'unico a conoscere la relazione segreta tra Manuela e Luis, con il quale aveva un rapporto di amicizia. Ha affermato che quella sera era andato dalla sorella per sincerarsi delle condizioni di salute di Luis. Tuttavia, secondo quanto riportato dai racconti del senegalese, i due si sarebbero visti solo dai balconi e quasi per caso. Loris ha mentito? E se sì, per quale motivo? D'altra parte, Luis si sente coinvolto in una situazione spiacevole. Afferma che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Ecco le sue parole. «Qualcuno vuole tirarmi in mezzo per mettermi in trappola. Io sono estraneo ai fatti e ho fiducia nella giustizia. Quella sera non sono uscito e quello ripreso dalle telecamere non sono io». Il riferimento riguarda la sagoma visibile in un video dopo il delitto. Pur mostrando una corporatura simile a quella di Luis, non vi sono altri elementi che confermino con certezza la sua identità. Continua Luis. «Sospetti su Manuela e Loris? Io mi sono fatto un'idea, ma mi fermo lì. Adesso non parlo più con lei. Voglio stare con mia moglie, che è il mio amore di sempre e il mio futuro. Forse qualcuno sospetta che sia il responsabile perché sono senegalese». Il tempo scorre, ma il mistero persiste. L'assassino risiede nel palazzo o è un estraneo? Questo rimane ancora un enigma.